Vedi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento, a questo primo incontro del ciclo di webinar dedicato al tema della mobilità sostenibile. Nelle 2 giornate, in quella di oggi e in quel nel prossimo appuntamento di giovedì 25 febbraio, cercheremo di presentarvi cosa fa l'Unione Europea per sostenere la mobilità sostenibile, è un tema molto importante. State entrando in aula, quindi come di consueto ci prendiamo qualche minuto per fornirvi qualche informazione pratica e organizzativa. Vi segnaliamo che questo webinar è registrato, quindi sarà possibile fruirne in modalità sincrona anche a partire dalla prossima settimana, quando renderemo disponibile la registrazione dell'evento sulla piattaforma Eventi.pa attraverso cui vi siete iscritti. Vi segnaliamo inoltre per coloro che fossero interessati a ricevere un attestato di iscrizione che sarà possibile scaricarlo direttamente dalla piattaforma Eventi.pa andando nella sezione I miei eventi. Ovviamente questo sarà possibile solamente per coloro che si sono iscritti all'evento e non per coloro che accederanno come ospiti, previo ovviamente compilazione di un questionario di gradimento. Inoltre sapete che potete interagire, anzi vi invitiamo a farlo, interagire con i nostri relatori attraverso la chat, potete formulare le vostre domande, i vostri quesiti e al termine di tutti gli interventi è previsto un piccolo spazio di 10-15 minuti proprio dedicato alle risposte. Siete molto numerosi, di questo vi ringraziamo perché questo evento è un evento a cui teniamo molto, che realizziamo come Europe Direct Roma Innovazione, grazie al sostegno della DG Reggio, quindi della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea. E questo ciclo vuole avere proprio una finalità di informazione e sensibilizzazione, quindi vuole contribuire ad accrescere la consapevolezza nei cittadini di quello che fa la politica di coesione, della sua importanza e soprattutto dell'impatto dei suoi interventi sulla vita di tutti noi. L'incontro di oggi è focalizzato soprattutto sul sostegno fornito alle città metropolitane per uno sviluppo urbano sostenibile, mentre l'incontro del prossimo giovedì di 25 febbraio, al quale vi invitiamo a iscrivervi se non lo aveste già fatto, verterà proprio su un confronto, su una ricognizione, insomma, delle esperienze di diverse regioni per capire come hanno finanziato e che risultati sono stati raggiunti sul tema della mobilità sostenibile grazie al contributo dei finanziamenti, dei fondi strutturali e di investimento europei. Brevissimamente, prima di entrare nel merito e lasciare la parola ai nostri relatori, che ringraziamo per la disponibilità e per la collaborazione, vorremmo rapidamente ricordarvi un po' quelli che sono i canali di comunicazione dello Europe Direct, il nostro focus web europa.formez.it, dove costantemente segnaliamo le notizie, le iniziative, gli eventi di maggior rilievo, dove peraltro vi segnaliamo che è disponibile una banca dati sui programmi comunitari, i cosiddetti programmi a gestione diretta, i programmi tematici, sia del periodo di programmazione 14-20 che si avvia alla conclusione, sia per il periodo 21-27. Quindi questa banca dati sarà aggiornata appena i regolamenti attuativi dei diversi programmi saranno approvati, sarà aggiornata e lì troverete tutta una serie di materiali utili per approfondire la conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito di questi programmi. Vi segnaliamo inoltre i nostri account Twitter, il nostro canale YouTube, dove vengono veicolati tutti i contenuti divulgativi che come Europe Direct realizziamo. Vi segnaliamo la nostra newsletter, purtroppo in questa slide non si vede, ma giù, insomma, dopo il canale Twitter c'è la possibilità, c'è un link al quale vi invitiamo se siete interessati a ricevere la nostra newsletter e quindi a essere costantemente aggiornati sulle nostre attività e sulle le notizie di maggior rilievo. Vi invitiamo appunto a iscrivervi direttamente, a cliccare sulla newsletter. Inoltre, ovviamente in tempo di Covid abbiamo dovuto un po' riadattare il nostro sportello al pubblico per ricevere i cittadini che volessero richiedere informazioni sull'Unione Europea, sulle sue politiche.
lo abbiamo dovuto riorganizzare online, quindi se scrivete, i cittadini che fossero interessati a porre requisiti possono scrivere alla nostra mail europedirect@formez.it, concordiamo un appuntamento e poi proprio attraverso questa piattaforma vi incontriamo virtualmente per cercare di rispondere ai vostri quesiti. Prima di entrare nel merito e lasciare la parola ai relatori, brevissimamente vorremmo un po', come dire, riepilogarvi gli orientamenti strategici in questa slide che ovviamente renderemo disponibile unitamente a tutti gli altri materiali e le slide dei relatori, renderemo disponibili sulla pagina dell'evento e in questa pagina appunto vedete abbiamo raccolto tutta una serie di documenti importanti di orientamento strategico dell'Unione Europea sul tema della mobilità sostenibile, quindi a partire in particolare dal pacchetto per la mobilità urbana del 2013 della DG MOVE e poi vi segnaliamo anche molto interessante, se volete approfondire, qui ci sono i link per farlo, sull'agenda urbana approvata dalla Commissione nel maggio della DG Regio nel maggio del 2016. E anche le linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile cofinanziato nell'ambito del FESR. Ma poi di questi aspetti vedremo, ne parleremo più approfonditamente nella giornata di oggi e ancor più nel prossimo appuntamento del 25 febbraio. Inoltre vi segnaliamo, per chi volesse approfondire, una relazione molto interessante che riteniamo possa essere di vostro interesse, la relazione speciale numero 6 della del 2020 della Corte dei Conti Europea, che diciamo, si è posto un po' il problema di verificare come il tema della mobilità urbana sostenibile sia attuato nei diversi Stati membri e dalle indicazioni della Corte dei Conti si evince che purtroppo tanto ancora c'è da fare su questo tema, quindi la Corte dei Conti, come dire, auspica un maggiore impegno da parte degli Stati membri per cercare appunto di fare il miglior utilizzo dei finanziamenti europei e attuare più concretamente strategie di mobilità sostenibile. Ma poi, dando la parola ai nostri relatori, sia di oggi che del prossimo appuntamento, vedremo insomma come sia le città metropolitane che le regioni si stanno organizzando per cogliere tutte le opportunità e concretizzare questo obiettivo, che è un obiettivo assolutamente strategico e improcrastinabile. Inoltre, appunto, è interessante notare come la Corte dei Conti ha messo in evidenza, ha richiamato gli esiti di molte ricerche economiche, secondo cui appunto, i problemi del traffico, della congestione delle società hanno un considerevole costo economico e quindi sono un fattore di debolezza che può inibire il fattore di crescita economica potenziale. Ed è interessante notare come addirittura se si riuscisse a intervenire con appunto interventi di mobilità sostenibile, fluidificare e decongestionare il traffico, come potrebbe anche migliorare, è stato appunto rilevato come potrebbe migliorare la produttività e accrescere la produttività dei lavoratori addirittura fino a un 30%. Quindi vi consigliamo insomma la lettura di questo documento per approfondire gli esiti di questa relazione. È interessante, tra le conclusioni cui è giunta la Corte dei Conti europea, una raccomandazione che poi magari potremmo anche porre, come dire, ai nostri relatori, ai relatori che intervengono oggi, come interessante sia il suggerimento, la raccomandazione di collegare l'accesso ai finanziamenti europei anche all'approvazione di piani di mobilità urbana sostenibile. E su questo, come dire, ci teniamo proprio a richiamare quanto sia importante che i cittadini europei siano coscienti, consapevoli, appunto, dei temi strategici su cui la Commissione investe tantissimo, proprio perché cittadini informati, consapevoli, sono anche cittadini che possono esercitare più attivamente la loro cittadinanza e perché no, contribuire, collaborare o far sentire la loro voce, le loro richieste con gli amministratori locali, per esempio, e quindi contribuire affinché contribuiscano appunto al disegno, alla formulazione di piani di mobilità urbana sostenibili per gli ambiti in cui vivono. Quindi a questo punto, per non perdere ulteriormente tempo, siete tutti i partecipanti entrati in aula, quindi direi che possiamo dare inizio ai lavori e cederei subito la parola alla dottoressa Claudia De Stefanis,
per le sue note introduttive. La dottoressa De Stefanis è responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea e quindi la invito a attivare il suo collegamento audio e le cederei subito la parola. Grazie dottoressa Scordino, buongiorno a tutti. Ringrazio lo Europe Direct Roma Innovazione e i Formez per l'invito a questo webinar che interviene in un momento piuttosto importante. Sicuramente accanto alla crisi del coronavirus, la crisi climatica e la crisi ambientale sono un po' la sfida, la cifra della nostra epoca, la cifra reale, centrale della nostra epoca. Ed è una sfida che dobbiamo affrontare se vogliamo mantenere anche per le future generazioni una qualità della vita adeguata. E per rispondere a questa sfida, a fine 2019 la Commissione ha proposto il Green Deal europeo. E cioè una strategia che ha come scopo quello di rendere l'Unione Europea il primo continente a impatto zero sul clima entro il 2050 e fare in modo che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. Inoltre anche fare in modo che nessuno, e quindi nessuna persona, nessuna regione europea rimanga indietro. E questo Green Deal europeo prevede una tabella di marcia davvero molto fitta per raggiungere questi obiettivi e che comprende per esempio la legge per il clima verso il 2050, il piano per gli obiettivi climatici per il 2030, perché per arrivare ad un impatto climatico zero entro il 2050 ovviamente dobbiamo fissarci anche degli obiettivi intermedi, la strategia sull'idrogeno, il piano di azione per l'economia circolare e così via. E direi che la pandemia da coronavirus non ha certo fatto venire meno queste esigenze, anzi forse ha reso ancora più impellente la necessità di promuovere la ripresa dell'Europa puntando sulla transizione verde. E perché è importante il tema della mobilità sostenibile? Perché i trasporti rappresentano circa un quarto di tutte le emissioni di gas serra dell'Unione Europea. E i trasporti sono l'unico settore dell'economia in cui le emissioni di gas serra sono superiori al 1990, che era stato preso come data di riferimento, e anzi addirittura hanno ricominciato a crescere dal 2013 nonostante gli sforzi che sono stati intrapresi. E quindi il Green Deal europeo ha stabilito l'obiettivo di ridurre del 90% le emissioni di gas serra del settore dei trasporti entro il 2050. E quindi possiamo dire che il successo del Green Deal europeo dipenderà in larga misura proprio dalla capacità di rendere sostenibile il sistema dei trasporti. E per questo motivo, il 9 dicembre scorso, la Commissione europea ha adottato una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. E questa strategia definisce proprio i passaggi per trasformare il sistema dei trasporti in linea con le ambizioni del Green Deal e anche con l'altra transizione che l'Unione europea ritiene fondamentale nei prossimi 10 anni, quindi con la transizione digitale. L'aspetto principale di questa nuova strategia per la mobilità sostenibile e intelligente è proprio una nuova mentalità, cioè non piccoli cambiamenti, ma una vera e propria trasformazione radicale, che mira a fare tre cose, cioè a rendere più sostenibile tutti i modi di trasporto, a rendere le alternative già sostenibili più disponibili, quindi maggiormente disponibili, in modo da creare un sistema di trasporto multimodale e poi utilizzare gli incentivi proprio per guidare la transizione. E questa strategia per una mobilità sostenibile e intelligente definisce una tabella di marcia e individua 82 iniziative in 10 settori chiave. Questi 10 settori chiave vengono definiti iniziative faro. E una di queste iniziative faro è proprio destinata a rendere più sostenibile e più sana la mobilità, interurbana e urbana. Perché è importante la mobilità urbana? Perché il trasporto urbano è responsabile di circa il 22% delle emissioni di gas serra del settore dei trasporti dell'Unione Europea.
anche perché nell'Unione Europea la stragrande maggioranza della popolazione vive in aree urbane. Si considera che sia circa il 75% della popolazione che vive in aree urbane attualmente, che questa percentuale possa salire ancora fino all'83% nel 2050, anche se non sappiamo quanto inciderà il Covid sul rallentamento di questa tendenza. Quello che possiamo prevedere però è che se il trend continua, oltre alle emissioni, ovviamente aumenterà anche l'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e la congestione del traffico. Quindi sicuramente le città devono essere, e anche in futuro dovranno essere, in prima linea nella transizione verso una maggiore sostenibilità. E questo, secondo la strategia, significa diverse cose. Significa in primo luogo incentivare il trasporto pubblico, la mobilità condivisa e collaborativa, i trasporti a chiamata, che in qualche misura si stanno diffondendo. Significa migliorare la mobilità automatizzata, interconnessa e multimodale. E l'esempio più banale è che sì, è importante la copertura e la frequenza del trasporto pubblico, però occorre anche prevedere poi soluzioni che consentano la combinazione, ad esempio, dell'auto, della bici e del trasporto pubblico. Significa poi promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta e la micromobilità, in modo da renderli più sicuri, più accessibili e anche più attraenti. Sicuramente con la pandemia da coronavirus stanno assumendo maggiore importanza, però uno degli elementi che è emerso nell'ambito della valutazione legata a questa strategia, il problema della bassa sicurezza percepita, e su questo ovviamente lo sforzo deve essere fatto dalle città. E l'ultimo punto significa pianificare in modo diverso il sistema della logistica urbana. E in particolare durante questa pandemia da coronavirus ci siamo abituati a comprare di più online, ma questo implica anche il trasporto delle merci in città. E occorre identificare alternative al trasporto su gomma, soprattutto per l'ultimo miglio, cioè per la vera e propria distribuzione ai consumatori. E tra le misure previste dalla strategia c'è proprio la revisione del pacchetto sulla mobilità urbana del 2013, di cui parlava la dottoressa Scordino, che aveva introdotto i piani di mobilità urbana sostenibile. Dal 2013 a oggi circa 1.000 città hanno adottato questi piani e sicuramente sono stati un passo avanti importante, ma i problemi che sono stati identificati allora, come la congestione del traffico, in realtà ancora esistono e alcuni si sono anche aggravati. E come giustamente ricordava la dottoressa Scordino, la Corte dei Conti dell'Unione Europea ha evidenziato che non è possibile un progresso reale a livello locale se non si coinvolgono maggiormente gli Stati membri. E quindi nel corso del 2021 dovrebbe intervenire una revisione di questo pacchetto che dovrebbe migliorare il quadro per la mobilità urbana, prevedendo nuovi piani di mobilità urbana sostenibile da adottare entro il 2030, piani che dovranno prevedere nuovi obiettivi. Ad esempio, che riguardano l'azzeramento delle emissioni. Infatti, uno degli obiettivi di questa strategia adottata a dicembre è, per esempio, che entro il 2030 in Europa vi siano almeno 100 città a impatto climatico zero. Ovviamente il tema dei finanziamenti è determinante, ma bisogna considerare tante diverse fonti. Bisogna considerare sicuramente i fondi strutturali e di investimento europei. Bisognerà considerare anche il Next Generation EU, bisognerà considerare InvestEU, bisognerà considerare anche i finanziamenti della Banca Europea per gli investimenti e soprattutto le strutture di consulenza che sono messe a disposizione anche degli enti locali. Concludo dicendo soltanto che è chiaro che una transizione di questa portata avrà un impatto forte sul modo in cui viviamo la città. Però penso, e la Commissione punta sul fatto che proprio in questo momento e proprio a seguito, diciamo, di quello che abbiamo vissuto in questo ultimo anno, i cittadini sono pronti a cogliere questa sfida, purché contribuisca, anzi,
forse meglio, proprio perché contribuisce alla loro salute e al loro benessere. Io mi fermerei qui e vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon lavoro. Grazie molto, dottoressa De Stefanis, per queste note introduttive. Ha effettivamente appunto introdotto il tema che ora andiamo ad approfondire con il dottor Colaizzo, esperto di politica di coesione e programmazione dei fondi SIE. Quindi a questo punto passerei la parola al dottor Colaizzo per entrare un po' più nel merito appunto del come viene affrontato, come viene sostenuta la mobilità sostenibile nell'ambito della politica di coesione. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, mi ricollego a quello che ha introdotto la dottoressa De Stefanis per entrare un po' più nel merito dei contenuti di questi grandi documenti europei e del modo in cui saranno man mano attuati. Allora, la dottoressa diceva, inquadrava giustamente il tema della mobilità sostenibile all'interno del Green Deal europeo. Il Green Deal europeo, lanciato alla fine del 2019, è una grande strategia europea, che poi viene declinata, attuativamente in, fondi, in finanziamenti, in programmi e in progetti. Come diceva la dottoressa, il Green Deal ha una grandissima ambizione, cioè quella di arrivare, nel 2050 a, emissioni, nette, pari a zero. Io non sono un ambientalista, però posso chiarire, diciamo, questo punto in maniera molto semplice. Le attività umane, anche i collegamenti internet, ma soprattutto, devo dire, l'attività industriale, il traffico automobilistico e così via, generano emissioni. La Terra ha una sua capacità di assorbimento di emissioni. Delle foreste, generata dalle foreste, generata dagli oceani, generata dalla stessa terra. Nel momento in cui le emissioni superano la capacità di assorbimento della terra, si crea un danno ambientale. L'obiettivo grandissimo dell'Unione Europea delle emissioni zero è quello che a un certo momento le emissioni della nostra attività siano completamente assorbite dalla terra. E questo significa che noi dobbiamo fortemente ridurre l'inquinamento che attraverso la nostra attività produciamo. Il Green Deal ha un risvolto non soltanto ambientale, ma assolutamente globalizzante, nel senso che si parla di società giusta e prospera, di un'economia moderna, di una necessità di protezione, conservazione e miglioramento del capitale naturale dell'Unione Europea, di protezione della salute, di inclusione sociale, ossia di transizione giusta ed inclusiva. Una grande strategia, molto complessa, che poi l'Unione Europea attua attraverso una roadmap, una tabella di marcia. Questa tabella di marcia riguarda in primo luogo la specificazione, sempre a livello strategico, delle strategie appunto di alcuni grandi settori che ad esempio, riguardano le strategie industriali, che riguardano l'economia circolare, che riguardano la biodiversità, che riguardano le energie rinnovabili e così via. La tabella di marcia è già cominciata, ha già raggiunto, diciamo, notevoli traguardi. In genere la Commissione emette delle comunicazioni, pubblica delle comunicazioni, che sono degli indirizzi strategici rivolti al complesso degli Stati membri. Ha cominciato, anzi, diciamo, già a buon punto su questo lavoro e già nel 2021 questa attività di indirizzo, di formulazione strategica, di pianificazione continuerà. Alcuni dei documenti e delle iniziative che sono state avviate dalla Commissione meritano un breve approfondimento. Ovviamente non possiamo entrare nel merito delle strategie di settore, come ho detto. Però, diciamo, è importante che comprendiamo quale sia il criterio con cui si sta procedendo, cioè, ripeto, quello di declinare il Green Deal, che è, ripeto, una grande strategia, in strategie specifiche di tipo settoriale. In più abbiamo chiaramente
che nell'ambito della tabella di marcia sono stati prodotti, diciamo, alcune riflessioni e sono state lanciate alcune iniziative, su cui molto rapidamente, vale la pena soffermarsi. Ad esempio, il Fondo per la Transizione Giusta, il JTF, il Just Transition Fund, è un fondo che sostiene regioni e territori, nel loro progresso verso, l'economia a emissioni zero. Il Fondo di Transizione Giusta è soprattutto dedicato alle regioni in cui vi sono state storicamente, grandi, localizzazioni di industrie, ad esempio del carbone o di industrie inquinanti, di industrie, diciamo, di energia inquinante sostanzialmente, e quindi interviene in queste regioni e in questi territori per aiutare la riconversione. In questo aiutare la riconversione non c'è soltanto una declinazione, diciamo, economica, non c'è soltanto un aspetto economico, ma c'è anche un aspetto di inclusione sociale, nel senso che riconvertire significa anche sostenere il mondo del lavoro alla riconversione, cioè a entrare in settori non più inquinanti. Giusto per fare un esempio, un territorio target, come si dice, del Fondo della Transizione Giusta, nel nostro caso sarebbe Taranto, fra i possibili territori in cui questo fondo deve intervenire. Un'altra iniziativa, rilevante su un piano completamente diverso, ma molto interessante, è quella del Patto per il Clima. Il Patto per il Clima è, proposto dall'Unione Europea alla società civile, alle organizzazioni, alle comunità, alle singole persone, per condividere appunto questo grande obiettivo di transizione climatica e partecipare attraverso iniziative. Iniziative sia di natura comunicativa, come in fondo stiamo facendo in questo momento, sia anche iniziative pratiche, cioè di organizzazione nei propri territori, nelle proprie comunità, delle iniziative che diano indicazioni, siano azioni pilota rispetto alla transizione climatica e al miglioramento della nostra condizione ambientale. Un terzo documento molto importante è quello del piano degli obiettivi climatici. L'Unione Europea fissa degli obiettivi all'interno di una strategia per non lasciare che, come dire, le cose rimangano eccessivamente generiche, fissa degli obiettivi, dei target. E in particolare il target importante è che entro il 2030 l'Unione Europea propone agli Stati membri di impegnarsi perché le emissioni di gas a effetto serra siano ridotte di almeno il 55% rispetto alla situazione nel 1990, e quindi di incamminare l'Unione Europea, l'economia e la società dell'Unione Europea verso l'obiettivo del 2050 delle emissioni zero. L'ultima iniziativa, ripeto, sono iniziative, strumenti completamente diversi, però fanno parte, diciamo, della strategia complessiva dell'Unione accanto allo sviluppo delle strategie settoriali. Una strategia suggestiva è questa del nuovo Bauhaus europeo. Mi permetto, diciamo, di ricordarvelo, io stesso ho dovuto verificare, diciamo, perché non ero certo di ricordare bene, ma il Bauhaus è stato un grande movimento di architettura innovativa, razionalista, di immaginazione urbana e di arte dell'inizio degli anni 20, e che in sostanza, diciamo, ha portato ad una rivoluzione nel modo di considerare l'architettura. L'idea del nuovo Bauhaus, in sostanza, è quello di, come dire, di integrare le componenti ambientali, economiche e culturali, combinando appunto design, sostenibilità, accessibilità. C'è un sito molto interessante che segnalo alle persone che possono avere appunto interesse ad approfondire, stimola la partecipazione delle persone e in questa fase è dedicata soprattutto alla formulazione di idee, alla formulazione e alla proposta di idee. Vi ho scritto sotto il link a questo nuovo Bauhaus e vi invito a visitarlo perché può essere interessante, può dare degli spunti interessanti.
molto rapidamente quali sono le grandi misure del Green Deal. Sono da una parte relative alle singole politiche. Quindi, dato l'obiettivo generale di riduzione delle emissioni climatiche di cui abbiamo detto, questo obiettivo si raggiunge trasformando le politiche per l'energia, per l'industria e quindi riconvertendo in favore dell'economia pulita e circolare, delle energie e delle risorse, della mobilità sostenibile e intelligente. Vedete come una delle politiche più importanti su cui si impernia il Green Deal è quella della mobilità sostenibile e intelligente, sulla produzione alimentare, sul ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, sulla liberazione delle sostanze tossiche, quindi da una rivoluzione anche dal punto di vista della produzione chimica. Il secondo grande asse è quello dell'integrazione della sostenibilità in tutte le politiche e quindi di stimolo della ricerca e innovazione, della leva, istruzione e formazione, sugli investimenti verdi, adesso un attimo su questo rimango, sui segnali di prezzo. Cosa vuol dire alla fine segnali di prezzo? Voi sapete da molti anni l'Unione Europea segue il principio del chi inquina paga. L'idea è che l'esternalità, cioè i danni che un'attività produce sul mondo esterno, in qualche modo devono essere ripagati dal produttore di quell'attività. E quindi si dice l'esternalità, il danno esterno viene internalizzato, cioè il prodotto, il servizio diventa più costoso perché deve rispecchiare il danno che produce all'ambiente. Cosa intendiamo con precisione parlando di investimenti verdi? C'è un regolamento molto interessante che vi segnalo, soprattutto alle persone di voi, diciamo, che fanno più lavoro tecnico su questo, un regolamento del 2020, numero 852, che cito, che in sostanza ci dice, per essere un investimento economico, per essere ambientalmente accettabile, deve migliorare alcuni obiettivi ambientali, che sono in particolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Cioè, nel momento in cui noi facciamo un investimento, noi come società, come economia facciamo un investimento, abbiamo la necessità di valutare sulla base di criteri che mi permettono di capire se quell'investimento è in grado di danneggiare gli obiettivi ambientali o se al contrario è in grado di contribuire a perseguirli. È un regolamento importante, ripeto, che vi segnalo. Per ciascun obiettivo ambientale sono definiti dei criteri di massima per verificare appunto la qualità dell'investimento rispetto al contributo negativo o positivo a questi obiettivi. Il Green Deal prevede anche un ruolo dell'Unione Europea come leader mondiale. Questo significa far valere in sede di comitati internazionali, di iniziative internazionali, gli obiettivi ambientali. Non ha senso stabilire degli obiettivi a livello territoriale, per quanto su un territorio grande come l'Unione Europea, ma sono degli obiettivi che vanno perseguiti dall'umanità nel suo complesso, quindi far valere la propria voce in ambito internazionale e estendere le tematiche ambientali, ad esempio, nei confronti dei vicini, del bacino del Mediterraneo, degli stati orientali, degli stati, diciamo, in corso di adesione, che hanno in corso un'adesione all'Unione Europea e così via. Quindi questi obiettivi vanno integrati anche nella politica estera, sostanzialmente. E il quarto elemento, la grande quarta misura del Green Deal, è quella del Patto Europeo per il Clima, di cui abbiamo detto, c'è questo aspetto della partecipazione che viene fortemente promosso dall'Unione Europea, consapevole che senza la partecipazione della società civile, delle organizzazioni, delle comunità, questi obiettivi ambientali non possono essere raggiunti. E veniamo adesso
alla strategia per la mobilità, a cui anche la dottoressa Stefani ha accennato. Come vi dicevo, nella roadmap abbiamo visto nella tabellina iniziale, nella slide iniziale, come ci sono una serie di documenti sostanzialmente che l'Unione Europea sta pubblicando, sta elaborando e pubblicando e diffondendo per definire la propria strategia complessiva rispetto a grandi ambiti settoriali come l'energia, come l'economia circolare e così via. Uno di questi ambiti è quello della strategia per la mobilità, che è stata pubblicata nel 2020, che dà indicazioni per tutti gli Stati membri, ovviamente, che poi, come vedremo, viene declinata anche attraverso strumenti di intervento. Non rimane una petizione, una presa di principio sostanzialmente, ma si traduce in pratica po di policy. Ecco, la strategia per la mobilità naturalmente è imperniata intorno a questo obiettivo condiviso delle emissioni zero, comunque della riduzione delle emissioni, e formula una serie di obiettivi quantitativi, che è interessante rapidamente vedere. Ad esempio, entro il 2030, almeno 30 milioni di veicoli a emissioni zero saranno in circolazione sulle strade europee. 100 città europee saranno a impatto climatico zero. Il traffico ferroviario ad alta velocità raddoppierà. I viaggi collettivi programmati inferiori a 500 km dovrebbero essere neutri in termini di emissione di carbonio all'interno dell'Unione Europea. La mobilità automatizzata sarà diffusa su larga scala. Saranno pronte per il mercato navi a emissioni zero. Sembrano obiettivi molto ambiziosi, tra l'altro il 2030 a dirlo sembra lontano, ma non è tanto lontano, sono 9 anni nemmeno. Entro il 2035 saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a emissioni zero. Entro il 2050 quasi tutte le automobili, i furgoni, gli autobus e i veicoli pesanti nuovi saranno a emissioni zero, il traffico merci su rotaia raddoppierà, il traffico ferroviario ad alta velocità triplicherà. La rete transeuropea dei trasporti multimediale attrezzata per i trasporti sostenibili e intelligenti con connettività ad alta velocità sarà operativa per la rete globale. Questi obiettivi naturalmente richiedono grandissimi investimenti. Questi grandi investimenti, in effetti, l'Unione Europea sta anche predisponendo, come sappiamo tutti, anche semplicemente dalla lettura dei giornali, sta predisponendo gli strumenti per realizzarli. Su questo poi tra breve torneremo. Rapidamente, la dottoressa De Stefanis diceva che la strategia per la mobilità, dando questi grandi obiettivi, formula poi delle iniziative faro. Che sono le iniziative faro? Sono delle iniziative strategiche che poi trovano i finanziamenti in vari strumenti dell'Unione Europea e degli Stati nazionali. Ad una iniziativa faro, alla realizzazione e all'attuazione di un'iniziativa faro, potranno contribuire, ad esempio, i programmi diretti dell'Unione Europea, cioè quelli che sono gestiti direttamente dalla Commissione oppure da sue agenzie. Potranno contribuire i fondi strutturali, potranno contribuire i fondi nazionali che gli Stati membri dedicano allo sviluppo e alla coesione. Potranno contribuire questi grandi nuovi fondi del Recovery Fund, in particolare di Next Generation, che stanno prendendo forma, diciamo, in queste settimane. Quindi le iniziative faro, ripeto, sono elementi di coagulo dei vari strumenti di intervento europeo. Sono 10 iniziative faro. Molto rapidamente possiamo vedere di che cosa si tratta: diffusione di veicoli a emissioni zero, aeroporti e porti a emissioni zero, rendere più sostenibile e sana la mobilità interurbana e urbana, trasporto merci, fissazione del prezzo del carbonio e migliori incentivi per gli utenti. Qua ritorna il ragionamento che abbiamo fatto prima a proposito del principio di chi inquina paga, quindi internalizzazione dei costi esterni, dei danni esterni prodotti dalle attività economiche. Trasformare in realtà la mobilità multimodale connessa e automatizzata. Un principio, diciamo, della strategia per la mobilità è che bisogna naturalmente rendere sostenibili e decarbonizzare i singoli modi di trasporto, ma anche questi modi di trasporto devono stare ben integrati, cioè all'interno di sistemi complessivi di mobilità,
a livello urbano, a livello metropolitano, a livello regionale e dell'Unione Europea. Innovazione, dati, intelligenza artificiale per una mobilità intelligente. Ovviamente bisogna sfruttare tutto il potere che ci dà la digitalizzazione per migliorare i nostri sistemi di mobilità, rafforzare il mercato unico, in particolare attraverso l'omogeneizzazione delle reti europee e il completamento delle reti transeuropee, rendere la mobilità equa e giusta per tutti e quindi non dimenticare, diciamo, il carattere sociale della mobilità, prevedendo ovviamente sistemi di accesso adeguati, aperti, rafforzare la sicurezza nei trasporti. 10 iniziative fanno, ripeto, su cui i vari fondi, i vari strumenti dell'Unione Europea convergono per attuarle. Adesso, dato questo quadro generale, noi ci chiediamo a che punto siamo. Il Green Deal è passato adesso, è iniziato adesso, queste strategie sono state lanciate adesso, però il tema dell'Europa verde, il tema della mobilità sostenibile, in realtà non sono nuovi, anzi erano ben presenti anche ad esempio nella programmazione dei fondi per la coesione in cui siamo tuttora, nella programmazione 2014-2020. Allora, ho fatto un po' questo esercizio. Voi sapete c'è una ricchissima fonte di dati sugli investimenti pubblici che si chiama Open Coesione, che è gestita dall'Agenzia della Coesione e dal Dipartimento per la Coesione, che ci dà informazioni molto dettagliate, progetto per progetto, su tutte le iniziative finanziate dalla politica di coesione, sia nella componente europea, diciamo, nella componente dei fondi strutturali e del loro cofinanziamento, sia nella componente invece che riguarda i finanziamenti nazionali per lo sviluppo, in particolare il Fondo per lo sviluppo e la coesione e così via. Allora, ho provato a guardare un po' la situazione per quanto riguarda gli investimenti pubblici nel settore dei trasporti. È facilmente accessibile. I file sono un po' grandi, ovviamente, però sono elaborabili molto facilmente, con qualche tabellina pivot magari. Allora, ho preso in particolare gli investimenti pubblici nel settore dei trasporti nel periodo 2014-2020. In grandissima maggioranza questi progetti, questi investimenti sono in corso. E su questo dopo un attimo la parola bisognerà dirla. Che cosa vediamo? Complessivamente, vedete, sono circa 26 miliardi di euro, pari a circa 26 miliardi di euro il valore in termini di costo pubblico del finanziamento, di questi investimenti. Di questo valore il 48%, quasi 13 miliardi, sta sulle ferrovie. E quindi si tratta di linee ferroviarie in grandissima parte, cioè costruzione, raddoppio, miglioramento dal punto di vista dell'energia e della sicurezza. Una piccola quota è quella di stazioni e terminali e ci sono poi interventi che riguardano, diciamo, altre infrastrutture, ad esempio la messa in sicurezza dei passaggi ferroviari e così via. Quindi il 48% dell'investimento che noi stiamo facendo, che abbiamo in corso, riguarda le ferrovie. Immediatamente dopo il 35% è quello che riguarda le strade. Un dato così alto, diciamo, in linea di principio è un pochino sorprendente, ma in realtà non lo è. Però diciamo che in questo momento si suppone che, come dire, bisogna puntare soprattutto sulle infrastrutture ferroviarie, perché ovviamente costituiscono una modalità di trasporto più ambientalmente sostenibile rispetto alla modalità stradale. Però la condizione delle nostre strade è tale che io comprendo bene, diciamo, perché il 35% degli investimenti pubblici nel settore dei trasporti sia ancora relativo alle strade, soprattutto nel sud ci sono situazioni ancora di grave inaccessibilità o di difficile accessibilità di territorio.
Di questo ammontare di risorse, il 71% riguarda strade statali, il 24% riguarda strade territoriali, regionali, provinciali o comunali, una piccola quota, il 2,7% riguarda autostrade, e poi c'è anche, e questo è un elemento che è possibile identificare nel database di Open Coesione, c'è una parte dedicata alle piste ciclabili. L'1,1%, che a me per la verità non sembra un cattivo risultato, diciamo così. In particolare su Open Coesione io trovo 113 progetti riguardanti piste ciclabili, come abbiamo detto, di 102 milioni di euro, che sono suddivise per circa l'80% in percorsi urbani ed extraurbani e per il 20% in percorsi che riguardano la valorizzazione ambientale e turistica. La quota del trasporto urbano è del 10%, sono 2 miliardi a 7, e in questo caso le grandi opere riguardano, le maggiori opere riguardano metropolitane e reti tranviarie con il 90%, sistemi di trasporto intelligente 2,4%, sistemi di parcheggio e interscambio 1,3%, altre strutture 7,2%. All'interno del database di Open Coesione è possibile trovare anche, come dire, delle tipologie di progetti evocativi anche rispetto al lavoro che ci aspetta nella prossima programmazione, e in particolare sono tipologie che riguardano le città verdi e sostenibili, con la diffusione delle bici politane o degli hub sostenibili o di alcune grandi infrastrutture che risolvono strozzature nodali, penso per esempio al collegamento con l'aeroporto che si sta realizzando a Catania, che libererà molto traffico da quell'area e quindi avrà impatti ambientali molto positivi. Logistica sostenibile, un'altra tipologia di progetti evocativi, qualità del territorio con le ciclovie, e innovazione. C'è anche molta sperimentazione innovativa su energia solare e idrogeno. Non moltissima, ma c'è. E questo è un dato sicuramente positivo. Allora, come vi dicevo, vado abbastanza rapidamente, diciamo, su questa parte. Le strategie europee non rimangono per aria, ma sono associate a strumenti di finanziamento. Voi sapete che sta per partire la nuova grande programmazione 21-27. Sapete molto probabilmente che il sistema degli obiettivi più compatto rispetto a 14-20 è imperniato su cinque grandi obiettivi: dell'Europa più competitiva e intelligente, dell'Europa verde a basse emissioni di carbonio, dell'Europa connessa mediante il rafforzamento della mobilità, dell'Europa sociale inclusiva, dell'Europa più vicina ai cittadini con le strategie territoriali e con alcune strategie di valorizzazione ambientale e culturale che sono privilegiate, diciamo, all'interno di questo obiettivo. Quindi, quando parliamo di mobilità sostenibile, noi parliamo sia di un'Europa più connessa, quindi sia dell'obiettivo di Policy 3, sia dell'obiettivo di Policy 2, nel cui ambito, e vi mostro, abbiamo in particolare un obiettivo specifico del FESR che riguarda la mobilità sostenibile, promuovere la mobilità urbana multimodale e sostenibile come parte della transizione ad un'economia decarbonizzata. E quindi noi qui troviamo già, per dirla diciamo in maniera un po' grezza, ma troviamo già una riserva molto importante di finanziamenti che serviranno a sostenere gli investimenti che faremo nel 2021-2026. Nell'obiettivo strategico 2 poi troviamo tutti gli altri interventi per l'Europa verde che riguardano l'energia, che riguardano il clima rischi, che riguardano le risorse idriche, l'economia circolare e la biodiversità. Naturalmente, una forte riserva finanziaria, diciamo, per gli investimenti di cui stiamo parlando sarà quella dell'obiettivo tematico 3, dell'Europa più connessa, in cui ho due grandi obiettivi specifici. Il primo che riguarda la rete transeuropea di trasporto, che deve essere resiliente al cambio climatico, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale,
sia l'accesso alle reti che invece riguarda la mobilità regionale e nazionale e il collegamento di questa mobilità in un'ottica di sistema con la mobilità transeuropea. E quindi la conclusione qual è? Che queste strategie precipitano poi in concreti strumenti di finanziamento. Un aspetto su cui vado veramente molto rapidamente, anche da tenere in conto, è quello di cui tutti sappiamo, di cui parliamo molto in questo tempo, in questo periodo, del Recovery Fund, in particolare del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Allora, io vi mostro, e questo, su questo poi, diciamo così, con questo concludo. Voi sapete che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, che ha una dotazione finanziaria importantissima, come sapete, di 210 miliardi circa per il nostro paese, è in corso di elaborazione. Però ci sono già delle bozze importanti, c'è già un lavoro articolato che è stato fatto dalla nostra amministrazione, che sarà sicuramente rivisto, riformulato, rimodulato, ma che secondo me, diciamo, su alcune scelte fondamentali non tornerà indietro. E in particolare, vedete, noi abbiamo delle articolazioni del PNRR che sono legate specificamente alla mobilità sostenibile. Il PNRR è articolato in missioni e componenti, che sono praticamente assi e sottoassi, diciamo così. Allora, ad esempio, abbiamo che la seconda missione, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, ha una componente di transizione energetica e mobilità sostenibili, dove sono previsti ingenti interventi, ingenti investimenti che riguardano in particolare le reti, il trasporto pubblico locale, le ciclovie, per un importo, una somma molto rilevante di 18 miliardi. Adesso è possibile, diciamo, che questa cifra cambierà, sarà rivista, però se anche la paragonate a quello che abbiamo in corso nel 2014-2020, vedete quanto queste risorse siano importanti. E lo stesso ragionamento vale per la componente invece che riguarda le grandi infrastrutture per una mobilità sostenibile, che come potete immaginare avranno anche una dotazione finanziaria molto alta. Un po' accelerato questa parte finale della discussione per non togliere tempo ai colleghi, vorrei però comunque concludere con una, non con un'osservazione critica, ma con un caveat che d'altra parte tutti conosciamo molto bene. Le strategie per il clima, l'Unione Europea fa riferimento alla necessità di accelerare l'intervento, per il clima. Lo stesso PNRR, per ragioni, in parte diverse, fissa degli obiettivi temporali sfidanti, cioè questi interventi del PNRR dovranno essere conclusi, pagati, finiti entro la fine del 2026, cioè fra 5 anni. Adesso questo pone alla nostra amministrazione, al nostro paese, una sfida difficilissima, perché le opere, in particolare le grandi opere, non, la realizzazione delle grandi opere non sta all'interno di tempi, di intervalli temporali di questo tipo. Un'opera di medie dimensioni prende 10-12 anni per essere realizzata. Se noi rimaniamo con questo ritmo di lavoro, di capacità di realizzare questi investimenti, allora non realizzeremo gli obiettivi della transizione climatica nei tempi che l'Unione Europea ci chiede e non realizzeremo nemmeno il piano nazionale, il PNRR, entro il termine del 2026 di cui vi dicevo. Grazie dell'attenzione, sono stato un po' rapido, però forse, diciamo, il quadro generale è stato un po' delineato.
Grazie molto, dottor Colaizzo, per questa rappresentazione chiarissima del quadro, insomma, strategico e dell'azione europea su questi temi. Purtroppo, appunto, il tempo è tiranno, sono temi e una trattazione, insomma, che meriterebbe molto più tempo. Il tempo è tiranno, abbiamo tanti altri relatori con altre relazioni interessanti, quindi cediamo la parola a questo punto al dottor Giorgio Martini, che invito ad attivare webcam e microfono. Buongiorno dottor Martini. Il dottor Martini è l'autorità di gestione del PONMETRO e quindi ora ci presenterà appunto il supporto che il PONMETRO dà alle aree metropolitane con un focus su quelli che sono appunto risultati raggiunti dalle aree metropolitane nell'ambito del PON. A lei la parola, dottor Martini, e grazie molte per il suo intervento. Grazie, grazie a voi per l'opportunità di rappresentare, diciamo, i risultati in questa fase del programma. E, come cercherò di stare dentro il tempo che mi è stato dato, ora, diciamo, dopo i due interventi che mi hanno preceduto, che hanno dato un po' un quadro di scenario su cui ci stiamo muovendo, io, diciamo, mi sono chiesto di dare un po' una fotografia, un esempio di una attuazione della concreta, diciamo, di interventi svolti attraverso le risorse anche comunitarie. Una veloce introduzione: il programma 14-20 del PON Città Metropolitane per la prima volta viene stato, diciamo, finanziato, si è deciso di inserire in programmazione un programma specifico operativo che abbia come destinatari direttamente le città. Questo è molto importante perché qui le città, le 14 città metropolitane, che vedete sono le 10 città metropolitane individuate dalla legge Delrio, ma anche, diciamo, le 4 città metropolitane che sono state individuate per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, le città qui svolgono un ruolo quasi di 14 autorità di piccole autorità di gestione, sono perfettamente autonome, hanno delle risorse assegnate in via prioritaria all'inizio della programmazione e possono, diciamo, sono loro che scelgono le tipologie di intervento e naturalmente sotto la regia dell'autorità di gestione, quindi dell'ufficio di cui io ho la responsabilità qui all'interno dell'Agenzia per la Coesione. È un programma che ha lavorato su due principali driver, quello della Smart City e il driver dell'inclusione sociale. Sul drive della Smart City sostanzialmente noi abbiamo, diciamo, concentrato gli interventi nei primi due assi del programma, in verde quello che ci interessa di più oggi, ma riguardavano sia l'agenda digitale metropolitana, che fa riferimento all'obiettivo tematico 2 dell'attuale programmazione, e l'asse, diciamo, che riguarda sostanzialmente l'OT4, dove dentro abbiamo appunto la sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana insieme agli interventi di efficientamento energetico. Gli altri due interventi, asse 3 e asse 4, come vedete, riguardano il tema dell'inclusione sociale, che naturalmente ha sicuramente dei collegamenti sia col tema del digitale sia col tema della mobilità. Lo vediamo in questo periodo come il tema appunto della mobilità incide anche su tematiche molto più ampie per quanto riguarda appunto sia l'istruzione, la mobilità, ma naturalmente questo riguarda anche i servizi dell'inclusione sociale. Cercherò di dare un po' una fotografia, quindi il PON ha circa 210 milioni di euro su una dotazione finanziaria del programma quasi di 900 milioni di euro. E prevede attualmente la realizzazione di circa 100 progetti, 99 progetti di mobilità sostenibile nelle città metropolitane. Il programma deve rispettare dei parametri, diciamo, delle riserve per macroarea, quindi abbiamo circa 440 milioni per le regioni meno sviluppate, 60 milioni per le città che sono localizzate nelle regioni più sviluppate, e 10 milioni per le città, nel caso di questo programma esclusivamente la città di Cagliari, che sono localizzate nelle regioni cosiddette in transizione. La differente, come dire, quota finanziaria è dovuta dal fatto che in fase di avvio del programma è stato deciso una preallocazione delle risorse che sostanzialmente assegna quasi 90 milioni alle città delle regioni meno sviluppate e invece solamente 40 milioni per le città
regioni più sviluppate. Quindi evidentemente in tutta l'attuazione poi si rispecchia questa proporzione finanziaria. Che cosa abbiamo finanziato? Stiamo finanziando sul tema della mobilità. Abbiamo sostanzialmente quattro tipologie di interventi. Abbiamo quindi progetti che riguardano l'infomobilità e sistemi di trasporto intelligente. Abbiamo il tema dell'innovamento e potenziamento tecnologico delle flotte del TPL. E abbiamo poi interventi che riguardano l'ambito della mobilità lenta. E poi abbiamo, diciamo, interventi che sono un po' più trasversali sulla mobilità del TPL, quindi corsie protette, nodi di interscambio intermodale. Vedete qui nella slide anche una suddivisione dei 210 milioni nelle quattro grandi, diciamo, tipologie di intervento. E andiamo adesso a vedere che quali sono appunto i pillar principali su cui diciamo il programma opera con la finalità di promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per le aree urbane e quindi diciamo di attivare interventi il più possibile finalizzati all'attenuazione delle emissioni. I colleghi che hanno preceduto hanno fatto riferimento ai grandi obiettivi 2030 o 2050. Naturalmente diciamo, il programma ha, come sapete, potete immaginare, una dotazione molto limitata, ma diciamo, cerca di contribuire con le risorse disponibili al raggiungimento di questi grandi obiettivi, diciamo, di tipo socio-economico. Il primo pillar è quello della mobilità a emissioni zero. Noi, grazie a sei progetti realizzati sostanzialmente nelle cinque città delle regioni meno sviluppate e con la città di Roma capitale, sono stati acquistati circa 240 autobus, di cui tutti naturalmente Euro 6, metano, eccetera, però 16 dei quali full electric. È previsto l'acquisto di ulteriori 33 autobus entro quest'anno, quindi entro il 2021. Ci sono poi importanti investimenti di un valore intorno ai 77 milioni di euro che hanno inciso in modo rilevante sull'aggiornamento del parco veicolare, portando quindi questo alla riduzione dell'età media degli autobus, di una riduzione di almeno 2 anni. In alcuni casi, in alcune città dove la situazione era sia numericamente, quindi dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista della vetustità dei mezzi, naturalmente questo impatto, diciamo, è stato molto molto maggiore. Ci sono alcune città dove effettivamente c'erano delle situazioni di mezzi in qualche modo ereditati, acquistati già, usati da quelli dismessi da altre città più avanti, e quindi questo naturalmente ha avuto un impatto molto molto positivo. Stiamo parlando non solo di bus, diciamo, ecologicamente compatibili, ma anche assolutamente di autobus intelligenti, quindi sono tutti dotati di sistemi di dialogo con delle centrali di gestione del traffico e naturalmente con tutte diciamo, le necessarie situazioni diciamo, per l'accoglienza per diciamo, disabili, per favorire appunto l'accesso alle persone anche anziane e naturalmente anche per quanto riguarda impianti, diciamo, di raffreddamento, climatizzazione e quant'altro. Sono state programmate anche azioni di acquisto di autobus, tra cui diversi in full electric, anche su quello che noi chiamiamo il programma complementare, che è un programma dotato solo di risorse nazionali che affianca il programma, il PON Città Metropolitana, ed è un programma che attualmente ha una dotazione di ulteriori 266 milioni e che riguarda al momento solamente le sei città delle regioni meno sviluppate. Quindi queste città hanno ulteriori risorse, una parte di queste risorse è destinata ad integrare gli interventi in tema di mobilità urbana, con la possibilità di operare, come vedrete, anche in un ambito più ampio, perché diciamo, non abbiamo dei vincoli di lavorare per esempio esclusivamente sul TPL, ma dove per esempio sono previsti anche interventi di acquisto di mezzi per i vari servizi sociali in carico ai comuni di riferimento. Qui alcuni esempi: 14 mezzi diciamo, a Roma, 62 mezzi a Bari,
38 mezzi a Reggio Calabria, 67 mezzi a Napoli, 16 mezzi a Messina, 42 mezzi a Catania. Questo per farvi capire che è chiaro che 14 mezzi a Roma sono una goccia nell'acqua, 42 mezzi a Catania fanno la differenza, specialmente se affiancati per esempio a strumenti complementari, come per esempio ha fatto il Comune di Catania, che per i primi 2 anni ha concesso una tessera di uso gratuito per gli studenti dei mezzi. Quindi questo sicuramente sono degli strumenti di incentivazione. Ed è chiaro che tutto questo va visto nella logica di progetti integrati in tema di mobilità urbana. Quindi arriviamo al secondo pillar, che è quello della mobilità lenta e dello sharing. Quindi lo scopo del programma è quello di aiutare il ridisegno delle città in un'ottica di conversione degli spazi per dedicarli in qualche modo a una modalità di vita più ecologica, più sana, e quindi di favorire gli interventi in materia di bici, diciamo, di mobilità lenta e anche però di riqualificazione di aree urbane destinate chiuse al traffico. Il POMMETRO si pone quindi di realizzare 170 km di piste ciclabili. Questo è l'obiettivo finale al 2023. Oggi ne abbiamo già di percorsi pedonali, ne abbiamo già realizzati una trentina, con un totale di circa 46 progetti, con un investimento al momento di 70 milioni di euro. Grazie a questi 46 progetti, il programma ha previsto la costituzione e finanziamento di 70 stazioni di bike sharing e di circa 700 biciclette tradizionali e a pedalata assistita. Servizi, ha finanziato servizi di full bike sharing con la messa a disposizione di circa 5.000 biciclette, di cui almeno il 30% a pedalata assistita. Ha acquistato rastrelliere, già oltre 300 sono state installate, sia presso gli uffici, presso, diciamo, delle aree ad alto, diciamo, ritenute ad alta, diciamo, possibilità di utilizzo. Quindi abbiamo lavorato sugli uffici della regione, del comune, presso le università, gli istituti scolastici ed altri, diciamo, istituti pubblici. E poi ci sono in corso la realizzazione e la riqualificazione di circa di 3 velostazioni. Qui abbiamo altri esempi diciamo, di interventi con indicazioni anche delle vie su cui si è intervenuti, ma lo lascio naturalmente a una lettura vostra più attenta quando vi verranno date le slide. Il terzo pillar riguarda la digitalizzazione della mobilità. Naturalmente questo è un intervento che opera molto in sintonia con l'asse 1 del programma, che riguarda la digitalizzazione. E gli interventi che abbiamo previsto sono la costituzione di centrali della mobilità, quindi raccogliere, elaborare, integrare diverse fonti di dati ed istituire quindi all'utente la possibilità di programmare in maniera più qualificata e più puntuale gli spostamenti. Piattaforme di gestione e localizzazione in tempo reale della flotta del TPL, sistemi di controllo per l'accesso alle ZTL e gestione della sosta con app, questo è avvenuto a Milano, a Venezia, in alcune città a Bari, e sistemi di gestione semaforica intelligente con la conversione per esempio anche del parco lanterne e dei LED e priorità semaforica. Quindi in qualche modo anche qui interveniamo in una logica connessa agli interventi di efficientamento energetico. Il terzo pillar appunto è quello di, sono anche qui alcuni esempi, quindi di infomobilità. Abbiamo il Comune di Roma, il Comune di Venezia, il Comune di Palermo, Firenze e il Comune di Bari, che è un progetto molto interessante perché mette insieme diverse fonti di finanziamento, quindi il PON, il programma complementare, il patto, risorse provenienti dal patto della città metropolitana di Bari, nonché risorse ordinarie, e questo gli permette di fare veramente un progetto di integrato. Abbiamo poi una misura a sostegno della mobilità sostenibile per contrastare l'emergenza Covid. A seguito appunto della pandemia, abbiamo deciso, cogliendo le opportunità offerte dalla programmazione, dai nuovi regolamenti comunitari, scusate, di inserire un intervento, una misura specifica che permette di operare in maniera molto più ampia e molto più diretta sul tema
la risposta alla situazione pandemica e naturalmente questo riguarda non solo a livello di programma interventi in tipo di inclusione sociale o servizi per la cittadina, per i cittadini, ma naturalmente riguarda anche il tema della mobilità. Quindi la nuova azione prevede, per esempio, il supporto alle amministrazioni comunali per l'erogazione di servizi aggiuntivi, quindi per assicurare un mantenimento di livelli di servizio, dei servizi di mobilità più sicuro, quindi diciamo c'è il finanziamento del tema della sanificazione dei mezzi, della messa in sicurezza dell'accesso ai mezzi, sia TPL ma anche in questo caso metropolitano o quant'altro. La creazione quindi di aree pedonali, percorsi ciclabili temporanei e transitori. La sanificazione appunto della pulizia dei mezzi e naturalmente l'acquisto di dispositivi per la gestione del distanziamento, per l'accesso ai mezzi della mobilità, ai mezzi del TPL, ma anche all'interno dei mezzi stessi. Quindi riassumendo, attualmente diciamo sotto la mia responsabilità stiamo lavorando su questi tre, oltre che al PON città metropolitane, quindi ricordo i 210 milioni, in tema di mobilità abbiamo una disponibilità di circa tra i 60 e i 100 milioni sul POC, sul programma complementare. Stiamo lavorando, il programma probabilmente sarà destinatario di ulteriori più di 800 milioni di risorse nuove provenienti dal REACT-EU, Next Generation EU. E di questi una buona parte saranno destinati al tema della mobilità. E poi stiamo naturalmente lavorando per il prossimo programma Città Metropolitane 2021-2027, che nel rispetto, nella coerenza con gli obiettivi di policy che sono stati rappresentati dal collega che mi ha preceduto, il programma dovrà probabilmente, insomma, questa è attualmente l'idea su cui stiamo lavorando insieme ai colleghi del Dipartimento, è di avere un programma fortemente rinforzato anche da un punto di vista finanziario, quindi un programma che potrebbe avere quasi tre volte tanto la dotazione di questo programma e che naturalmente va in linea con gli interventi di questa programmazione, ma naturalmente utilizzerà tutte le opportunità offerte dai nuovi regolamenti, quindi con interventi nel tema, per esempio, della cultura, dell'economia circolare, del turismo e quant'altro. Un esempio di quello che stiamo facendo sul programma col POC, scusate, abbiamo anche qui, lavoriamo sulle flotte, mobilità ciclabile, sharing mobility, ITS e progetti di mobilità, diciamo, di provenienza dal PON che trovano un loro completamento finanziario all'interno di questo programma. Sul REACT-EU abbiamo raccolto dalle città, stiamo lavorando naturalmente in maniera strettamente connessa con le città, abbiamo raccolto una serie di progetti e qui vedete più o meno questa quantificazione di circa un potenziale 500 milioni di euro da dedicare alla mobilità nasce proprio dalla presentazione che hanno fatto di progetti, perché naturalmente la richiesta è questa, quindi di avere progetti fortemente già attivati e quindi anche qui abbiamo sette progetti sulla flotta TPL, percorsi sicuri, nodi di interscambio, TPL, interventi sul TPL per il Covid e quant'altro. Per farvi un esempio, dentro questi progetti c'è proprio un progetto della città di Napoli che prevede, diciamo, il finanziamento di alcuni treni della metropolitana, treni molto moderni, con una grande capienza, diciamo, e servizi. Sul 21 e 27, ecco, abbiamo anche qui, abbiamo riportato più o meno quali sono gli obiettivi specifici e le azioni a cui noi faremo probabilmente riferimento nella scrittura del nuovo programma. Quindi sistemi e servizi di trasporto digitalizzato, materiale rotabile per il trasporto pubblico in ambito urbano e metropolitano, quindi come vedete c'è un'apertura maggiore sulla tipologia di interventi finanziabili con la nuova programmazione. Continueremo la mobilità ciclabile, pedonale, zone traffico moderato, sistemi di trasporto veloce di massa sia su gomma che su ferro, accessibilità di stazioni, nodi e parcheggi di interscambio, logistica urbana sostenibile, micromobilità, sharing mobility e quant'altro. Supporto anche la domanda, questa è una novità, quindi pensiamo che sia importante
fare anche un lavoro non solo sull'offerta, ma anche sulla domanda. Ecco, io qui finisco. Avete qui un riferimento un'email a cui volete eventualmente potete fare riferimento. Vi invito ad andare sul sito del programma www.pommetro.it, dove troverete per ogni progetto una scheda non solo diciamo sui contenuti e anche con immagini fotografiche lo stato d'avanzamento, ma anche troverete sia per città che per tematica diciamo, un lavoro di georeferenziazione che nel caso della mobilità naturalmente ha una valenza particolare. Grazie per l'occasione e spero, diciamo, di aver dato informazioni abbastanza puntuali su che cosa si può Assolutamente. fare e che cosa si sta facendo. Grazie. Grazie molto, dottor Martini. Siamo noi che ringraziamo lei per l'interessante panoramica che ci ha fornito sul contributo che il Pommetro dà su questi temi alle aree metropolitane. Peraltro invito i nostri utenti non solo a verificare il sito indicato al dottor Martini per saperne di più e per visualizzare maggiori informazioni sui diversi interventi finanziati, ma ricordo anche che rispetto a Open Coesione, che ha citato il dottor Colaizzo precedentemente, che è una preziosissima fonte, se vogliamo, di controllo, un po' di monitoraggio civico per verificare quello che viene finanziato e come viene finanziato, vi ricordo che in occasione del prossimo webinar, l'appuntamento del prossimo giovedì 25 febbraio, ci sarà proprio, parteciperà ai nostri lavori anche il team di Open Coesione, ci farà vedere appunto, ci aiuterà, ci spiegherà appunto come poter visualizzare e come i dati aperti possano essere appunto un utile strumento di monitoraggio civico degli interventi pubblici finanziati su questi temi. Grazie ancora dottor Martini, a questo punto dopo la sua panoramica passiamo la parola. Continuiamo con due testimonianze di aree metropolitane che hanno beneficiato dei finanziamenti erogati dal Pommetro. Iniziamo con il Comune di Roma, passerei subito la parola all'ingegner Cirillo, che è direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma, che ci racconta appunto l'esperienza del Comune. E poi a seguire ci sarà la testimonianza, insomma il racconto invece della Comune di Bologna. Quindi se l'ingegner Cirillo cortesemente può attivare la webcam e il microfono, le passerei subito la parola. Intanto queste sono le sue slide, ingegner Cirillo. Ecco che si sta collegando. Prego, ingegnere, a lei la parola. Grazie. Le ricordo il tempo un po' tiranno, purtroppo abbiamo solo 20 minuti a intervento, ma sicuramente riuscirà. Certamente, buongiorno a tutti, grazie anche a Format che ha organizzato questo, immagino anche per chi ci sta seguendo, utile webinar in modo da poi comprendere come le risorse atterrano nelle città. Perché l'intervento che mi ha preceduto, quello del dottor Martini, ha dato sì un'ampia panoramica, ha anche evidenziato alcuni elementi già di attuazione dei fondi. Io entrerò un po' più nel dettaglio per quel che concerne i finanziamenti avuti nell'ambito dell'azione PON e dell'azione anche legata ai fondi regionali del PONFEDRO, perché le azioni sono state strettamente correlate, ognuno ha finanziato interventi distinti così come era prescritto dalle regole UE, però entrambi le azioni di finanziamento sono serviti a diciamo, realizzare nella città interventi tra loro coordinati e sinergici. Se andiamo avanti nella presentazione, iniziamo da subito. Diciamo, partiamo dalle prime slide, dal contesto in cui abbiamo operato, se scorriamo successivamente, dove l'azione legata alle politiche della mobilità ovviamente vogliono portare avanti un'azione, come dicevo, integrata tra
gli obiettivi di TPL e la mobilità attiva e alternativa attraverso anche l'utilizzo dello sharing o dell'intermodalità, dell'interconnessione di mo diverse modalità di utilizzo dell'offerta di trasporto. In realtà la nostra azione, la mia in particolare, è iniziata a metà del 2019, come in tutto il mondo. In realtà l'anno scorso si è incontrata, diciamo, se non meglio scontrata, con l'anno della pandemia, per cui nell'ambito di un'azione regolare di interventi, di normalità di interventi, in realtà è accaduto qualcosa di molto forte, soprattutto in ambito di trasporto urbano. E in quest'anno questa slide l'ho messa davanti a tutte le altre per capire come poi abbiamo dovuto in qualche modo ricalibrare la nostra azione, perché sono cambiate le abitudini dei romani. Abbiamo effettuato, dopo il periodo di Covid, del lockdown, una indagine da parte dei cittadini. Abbiamo visto come, nonostante si riprendesse una vita ordinaria nei mesi di settembre-ottobre, comunque più della metà, circa il 60% degli intervistati, non voleva più prendere il trasporto pubblico, non era meno propensa ad usare il trasporto pubblico. Contemporaneamente, però, anche il mercato dell'auto privata è crollato, poiché lo scorso anno si sono registrati circa il 40% di immatricolazioni in meno. Nonostante questo basso utilizzo del TPL, in realtà diciamo, per contro, si è verificato un aumento dei costi da parte delle pubbliche, questo delle pu di tutte le pubbliche amministrazioni in materia di trasporto pubblico, sia dovuto all'incremento di costi aggiuntive a causa delle successive ridotte capienze dei mezzi pubblici, ma anche per le imponenti attività sia di sanificazione che di tutela dei lavoratori impegnati nel settore. In più, diciamo, c'è stato nello scorso anno un utilizzo dei mezzi dell'uso dei servizi di sharing, in particolare, come vedete nel piccolo grafico, quelli dovuti all'uso delle due ruote sostenibili, quindi monopattini e biciclette. In questo contesto si sono inserite, ecco, ho imparato a fare da sola, grazie. In questo ambito, diciamo, noi avevamo già in atto una serie di finanziamenti, come abbiamo detto, non solo proveniente dai fondi UE, ma anche da fondi governativi del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture. Ovviamente io mi soffermerò soprattutto sugli interventi che abbiamo posto in essere grazie ai finanziamenti PONMETRO e PONFESR, tralasciando quelli dei ministeri essendo maggiormente indirizzati all'implementazione di infrastrutture di mobilità, e poi anche perché il focus di oggi è dedicato ai fondi europei. Gli investimenti che abbiamo ottenuto, i finanziamenti che abbiamo ottenuto sul PONFESR, abbiamo avuto finanziamenti su tre aree di intervento legati ai nodi di scambio, al rinnovo della flotta TPL e all'implementazione di sistemi di trasporti intelligenti. Le azioni sono state pari anche nell'ambito dei finanziamenti PONMETRO, con la diffusione di bike parking, quindi di nodi intermodali, in questo caso in complementarità con i parcheggi di scambio del PONFESR, e l'utilizzo, diciamo, la messa in sicurezza di corsie preferenziali e altri interventi riguardanti i sistemi di trasporto intelligenti e la centrale della mobilità. Per cui entriamo subito nel vivo delle azioni poste, dando la prima panoramica è legata ai PONFESR, ai fondi regionali, i cosiddetti fondi strutturali, dove la prima azione ha realizzato che ha la, la, la
ai ritardi maggiori nella realizzazione che abbiamo un po' recuperato, andando anche grazie agli interventi messi in atto dal governo con lo sblocca cantieri, quindi abbiamo potuto utilizzare modalità innovative di gare e quindi abbiamo un po' recuperato il tempo perso e quella legata alla realizzazione dei parcheggi di scambio. Abbiamo avuto finanziamenti per 4 parcheggi di scambio, quello di Annibaliano, Concadora, Nannina e Villa Bonelli, dove in questa slide vedete diciamo che, sia le capacità che metteremo in campo per i nostri cittadini, sia gli stadi di avanzamento dei parcheggi. Annibaliano, che qui non c'è, è quello ha già avviato la realizzazione dei lavori. E mentre poi per Concadoro e Villa Bonelli stiamo realizzando i progetti esecutivi. E l'ultimo, quello di Anagnina, che è il più complesso, siamo in fase di aggiudicazione della gara di appalto integrato, quindi dove le fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori saranno affidate ad un unico vincitore, ad un unico affidatario. Per quanto riguarda invece le azioni legate al rinnovo della flotta, ci muovevamo nell'era pre-Covid, ovviamente. L'ha detto bene il dottor Martini, per modernizzare e potenziare il sistema DPL offrendo una nuova capacità di offerta di domanda di trasporto che rispondesse alla domanda di trasporto e al contempo anche sviluppare le infrastrutture di DPL dedicandoci a quelle diciamo, a basso impatto ambientale, funivie, tranvie e metropolitane, diciamo la rete metropolitana. Per quanto riguarda però il nodo del TPL, dell'ambito del TPL, è arrivato poi l'anno della pandemia in cui abbiamo dovuto implementare, e questo anche utilizzando i PON, i cosiddetti POC, quelli del finanziamento complementare, abbiamo finanziato interventi di verifica che dovessero supportare l'amministrazione ad implementare le misure emanate dal governo, il distanziamento, il controllo sulle mascherine, la protezione del posto di guida il carico più oneroso diciamo, di impegno è stato quello di attivare servizi aggiuntivi alle linee con maggior densità di cittadini, soprattutto in vista non solo della prima riapertura delle scuole, quella di settembre, ma a seguito di quella, scusate, della nuova riapertura avvenuta dopo il periodo della pausa natalizia. In questo contesto, i finanziamenti, in realtà l'azione dell'amministrazione è stata quella di immettere nella flotta autobus di Viatac circa 1.850 nuovi mezzi di trasporto, in modo tale che l'età media che abbiamo ereditato, che si aggirava intorno ad oltre 14 anni di vita, si è abbassata a 11 anni e mezzo. La flotta totale è di circa 2.000 autobus, quindi noi non siamo ancora arrivati alla sostituzione del 50% degli autobus. In questo contesto, sia l'azione PolFest che l'azione del PonMetro ha finanziato un numero di autobus, 56, oltre ai 14 del PonMetro. In realtà la novità, al di là del rinnovare con autobus di nuova immatricolazione il parco veicolare, quello che mi preme sottolineare è che gli autobus acquistati e messi su strada sono dotati non solo ovviamente della rampa e del posto dei disabili, ma hanno un impianto di videosorveglianza. L'aria condizionata non sempre era presente a bordo di quelli ancora in strada, ma soprattutto possiedono dei sistemi per cui sui
400 autobus che fino ad oggi abbiamo acquistato, compresi quelli acquistati con i finanziamenti della UE. Ho letto tra le chat che una persona che ci sta seguendo dice: io lo vedo che sugli autobus c'è acquistato con fondi UE. È una delle, diciamo, delle regole che dobbiamo rispettare laddove l'autobus è acquistato non con fondi di Roma Capitale ma con i finanziamenti. Quindi gli autobus in città si vedono che sono arrivati nuovi. Ritorno alla sperimentazione che avrete letto, è partita proprio in questi giorni, che è con una società che ha sviluppato un'app sugli autobus nuovi. È possibile, iscrivendosi a questa società, poi che hanno un conto a passeggeri, l'app indica in tempo reale la capienza, il livello di affluenza degli utenti a bordo, e quindi viene fuori un messaggio a bassa, poca capienza, capienza massima occupato. E quindi, diciamo, adesso vediamo come reagirà l'utenza e se riusciremo a controllare e a calibrare meglio il flusso dei passeggeri a bordo degli autobus. Per quanto riguarda l'altra azione, invece, adesso entriamo nella parte dedicata al PONMETRO, perché sulla centrale della mobilità e sistemi DTS parlerò alla fine di questo intervento, raggruppando tutti gli interventi di finanziamento che ci hanno consentito di realizzare il nuovo sistema della mobilità. Quindi adesso abbiamo l'ambito dei finanziamenti, cioè le azioni che abbiamo messo in campo con i finanziamenti del PONMETRO erogati direttamente dall'Agenzia della Coesione. E quindi siamo partiti dai bike parking. Se vedete, i primi parcheggi di biciclette erano questi. Ad oggi parliamo di parcheggi di bike box, dove ci sono dei parcheggi gestiti anche da app prenotabili da remoto. Abbiamo, diciamo, i parcheggi non sono solo stati installati vicino alle stazioni delle metropolitane, ma anche con un'azione sinergica tra i mobility manager, che abbiamo anche questa messa in campo, anche vicino a scuole, uffici pubblici ed università. Continuiamo con le azioni. Appunto, diciamo, qui in questo slide c'è una descrizione degli hub multimodali, dove insieme alla possibilità di parcheggiare la bicicletta installeremo anche servizi di mobilità sostenibile, quindi colonnine di ricarica elettrica per bike e car sharing. Il primo hub che verrà realizzato, integrato in questo modo, sorgerà alla stazione Termini, a Piazza dei 500. Ulteriori interventi sulla città sono stati dedicati alla messa in sicurezza delle corsie preferenziali. In questa slide, diciamo, abbiamo illustrato le quantità di metri realizzate con i finanziamenti erogati. Diciamo, in realtà l'intervento ha riguardato principalmente l'installazione di cordoli per la messa in sicurezza delle corsie preferenziali. Per quanto riguarda poi l'ultima azione di intervento, era, diciamo, sempre nell'ottica che l'anno scorso abbiamo vissuto con lo stato di emergenza sanitaria. In aggiunta ai 13 milioni di interventi già erogati per realizzare piste ciclabili, io abito nel quadrante che vede, diciamo, l'utilizzo della pista ciclabile di Via Nomentana, quindi per me è quella più familiare, ma abbiamo realizzato anche tratti in Via Tuscolana e in Via Prenestina. A questi interventi, che, diciamo, ad oggi, ad esempio in quello su Via Nomentana, abbiamo anche attivato un servizio di flusso, di conta flusso dei ciclisti che la percorrono, perché così Grazie.
monitoriamo il flusso del traffico veicolare, su questa pista ciclabile abbiamo avviato la prima sperimentazione in cui vogliamo diciamo, calibrare anche il flusso di coloro che utilizzano la ciclovia. C'è anche un esempio della realizzazione dell'itinerario di Via Nomentana. In realtà a queste piste, che sono opere e quindi sono piste definitive, l'anno scorso con una delibera importante della Giunta Capitolina del 30 aprile sono stati individuati ulteriori 150 km di piste che si possono realizzare per l'emergenza in modalità transitoria, cioè solo tramite segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo sul finanziamento complessivo di decine di milioni di euro che sta impegnando l'amministrazione, abbiamo avuto anche circa 700 mila euro di finanziamenti, fondi emergenziali da Covid-19, che insistono sull'azione di finanziamento del PONMETRO. Quindi arriviamo all'ultimo, diciamo, descrizione di intervento legato alla nuova centrale della mobilità. Come vedete, qui i finanziamenti si sono molto complementarizzati, ognuno sicuramente per un'azione ben individuata e ben distinta, però ci ha consentito di mettere in piedi una rete molto importante di sistemi per il monitoraggio del traffico di tipo intelligente di ultima generazione. Ed un'azione importante, è in corso, è tuttora in corso, è stata fatta sulla centrale della mobilità che diciamo, datava fine degli anni 90, nacque nel giubileo del 2000 e che era oramai diventata obsoleta. Per cui diciamo, la nostra centrale l'abbiamo progettata e per realizzarla in tre fasi. Abbiamo concluso la prima fase, che diciamo, il rinnovo delle infrastrutture per gestire l'enorme mole di dati da diverse fonti di sorgente. Quindi abbiamo implementato la struttura di data lake, lasciatemi qualche termine tecnico, consentitemi di utilizzare qualche termine tecnico, e nel frattempo abbiamo posto nella città nuovi sistemi di monitoraggio del trasporto di tipo intelligente. La nuova centrale della mobilità, utilizzando l'enorme mole di dati che acquisisce, sulla base di modelli diciamo, previsionali scientifici, realizzerà anche non solo previsioni di traffico, ma modalità di programmazione dell'offerta di mobilità. La slide che segue diciamo, sintetizza invece, scusatemi, torno un momento indietro, sintetizza tutti i sistemi PF che abbiamo posto in carico rispetto al finanziamento, e quindi come vedete sono diverse sorgenti di informazioni dai varchi ZTL fino ai pannelli a messaggio variabile che sono stati tutti rinnovati, e diciamo, lo schema logico della nuova centrale della mobilità che diventerà il fulcro della nostra azione, chiamiamola intelligente, tra virgolette, per non solo monitorare ma pianificare i flussi di traffico, è descritta in questa slide dove abbiamo anzi realizzato il primo strato di data lake e adesso lavoreremo per lo sviluppo delle applicazioni ad utilizzo non solo della nostra, di noi tecnici dell'amministrazione, ma stiamo pensando anche tramite altri diciamo, fornitori anche per far utilizzare i nostri dati anche ai cittadini, agli utilizzatori. Ovviamente la nostra azione non si ferma
qui abbiamo lavorato nel mese di agosto al piano di sviluppo sostenibile e resiliente di Roma Capitale, dove troverete in questa slide i titoli dei progetti che abbiamo sviluppato, che hanno contribuito a formare il piano, come dicevo, di sviluppo resiliente e sostenibile di Roma Capitale, approvato dalla Giunta Capitolina. Con cui ci presenteremo, diciamo, ci siamo già presentati in realtà al governo per il finanziamento nell'ambito del piano del Recovery Fund o della Next Generation UE, come lo vogliamo chiamare. Io mi fermerei qui. Ho inserito per utilità di chi ci ascolta nella presentazione due slide che evidenziano come sono cambiate le nostre abitudini. Il traffico veicolare, se guardate questa slide, in realtà è tornato ai tempi pre-Covid. Diciamo, gli istogrammi più bassi sono quelli legati al lockdown. Se guardiamo invece un po' a comprova di quello con cui ho iniziato, con le slide con cui ho iniziato la mia presentazione, mentre in realtà se guardate il passaggio dei tornelli nelle metropolitane rispetto ai passaggi giornalieri prima della fase emergenziale, in realtà il passaggio non è, diciamo, come dicevo, non è ancora ritornato ai flussi era pandemia, pre 4 marzo 2020. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi fermo qui e buon proseguimento. Grazie molto, ingegnere, per la panoramica di quanto realizzato dal Comune di Roma e per essere stata, diciamo, nei tempi. Solo al volo, non so se vuole rispondere a un partecipante che chiede se è prevista una riqualificazione di vecchie ciclovie in un tratto specifico, quello del Flaminio Villaggio Olimpico, se rapidamente vuole rispondere. Purtroppo, diciamo, non mi piace rispondere in questo modo, però la manutenzione, una volta che noi come Dipartimento realizziamo l'infrastruttura primaria, la manutenzione è o del municipio o del Dipartimento dei Lavori Pubblici. Io mi faccio carico, mi impegno a prendere in carico questa richiesta negli ambiti dei nuovi lavori che il Dipartimento dei Lavori Pubblici sta mettendo in campo, sono anche previste le attività di manutenzione delle piste ciclabili già esistenti, anche perché se le realizziamo e poi le abbandoniamo, non offriremo un servizio adeguato alla città. Quindi mi impegno a dare un riscontro, magari lo do agli organizzatori per il prossimo webinar, in modo tale che si possa dare Perfetto. altrimenti la mia mail è carolina1, mi scuso non l'ho inserita, carolina1.cirillo@comune.roma.it. Se ecco, Antonio Alessio. Inseriremo la sua mail nelle slide, che come quelle degli altri relatori, poi renderemo disponibili già a partire dall'inizio della settimana prossima, quindi integriamo con i suoi riferimenti se i partecipanti avessero ulteriori richieste. Allora, grazie molto ingegner Cirillo e inviterei a questo punto l'ingegner Cleto Carlini, che è capo Dipartimento dei Lavori Pubblici del Comune di Bologna, per raccontarci un po', diciamo, l'esperienza di Bologna e le strategie e le azioni che ha posto in essere. Ingegnere, a lei, grazie. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti e un ringraziamento ovviamente per l'opportunità che ci viene offerta, perché insomma riteniamo che questo tipo di confronto sia assolutamente proficuo, sia per l'impostazione del lavoro che è stato fatto, per la sua rappresentazione, ma anche diciamo per il proseguo delle numerose attività che investono tutti noi. Insomma, ecco, quindi io ovviamente rappresento il lavoro dell'amministrazione del Comune di Bologna, però mi fa molto piacere avere questa possibilità appunto di confronto. Nella mia presentazione mi concentrerò principalmente sul tema della ciclabilità, perché diciamo è su questo che abbiamo principalmente indirizzato la quota di fondi po' metro destinati appunto al settore della mobilità nel nostro territorio. Ovviamente questo non esaurisce, ma è chiarissimo, il quadro
dei progetti che stiamo sviluppando, delle attività che stiamo svolgendo sul nostro territorio a favore della mobilità sostenibile. Quindi in qualche modo cercherò di inquadrare la nostra attività all'interno del quadro più ampio della pianificazione, però appunto con specifico riferimento al tema della ciclabilità e poi nell'individuare, qui vedete il sommario della presentazione, nella parte finale. Fare un richiamo proprio puntuale, specifico ai progetti finanziati attraverso il programma PONMETRO e poi anche quali sono le nostre ambizioni, le nostre aspettative per il futuro che ci si prospetta rispetto appunto alle opportunità dei finanziamenti che verranno nei prossimi mesi, si spera, non nei prossimi anni. E allora, come dicevo, la prima parte è relativa principalmente al tema della pianificazione. Allora, noi abbiamo avviato come Comune di Bologna, in collaborazione con la città metropolitana, un lavoro importantissimo, in particolare nel periodo che va dal 2017 al 2019, che ci ha portato ad avere un primo passaggio a fine 2018 con l'adozione del primo PUMS di scala metropolitana e poi nell'anno successivo, nel novembre 2019, arrivare all'approvazione del PUMS dell'intera area metropolitana di Bologna, accompagnato anche da un aggiornamento e una rivisitazione completa del piano del traffico del PGTU del Comune di Bologna. Quindi abbiamo condotto in parallelo le due attività, abbiamo costituito un organismo comune tecnico di confronto, anche ovviamente di confronto politico, e siamo arrivati a definire appunto i contenuti della pianificazione. Ovviamente partendo da un dato di fatto più che da una nostra valutazione, la necessità di contribuire in modo significativo, è stato detto più volte questa mattina, al miglioramento, diciamo così, della qualità dell'aria, ma in realtà possiamo dire più in generale della qualità della vita delle nostre città. Sappiamo quanto sia determinante il ruolo di una mobilità veramente sostenibile nel miglioramento appunto della qualità delle nostre città. Adesso spesso citiamo il dato dell'importanza di come si sia invertito, no? Questo paradigma che qualche decennio fa creava una corrispondenza tra l'opulenza, la ricchezza, quindi il numero di auto possedute come parametro, come fattore di riconoscibilità della ricchezza di una città o di una nazione. Viceversa, ora se andiamo a vedere tutte le indagini sulla qualità della vita nel mondo, vediamo come invece questa correlazione sia assolutamente inversa e quindi laddove si vive meglio, non casualmente, c'è anche un bassissimo numero di auto per abitante, un altissimo utilizzo delle modalità alternative all'auto. E quindi appunto noi dobbiamo cercare di dare questo contributo. Qui vedete rappresentato in questa slide l'obiettivo, che è quello che conosciamo, nasce poi diciamo quanto convenuto e quanto discusso nell'ambito degli accordi di Parigi, COP21, nei piani regionali sulla qualità dell'aria. Quindi fare in modo che le riduzioni di gas inquinanti prodotte dal traffico veicolare si riducano del 40% nel 2030 e ovviamente ci sarà una componente che può provenire da un miglioramento del parco veicolare, ma una componente significativa deve obbligatoriamente, anche in caso di un più incisivo e ottimistico risultato sul ricambio dei mezzi veicolari, però appunto ci deve essere una componente importante che noi valutiamo nel 28% come quota di contributo a quella riduzione del 40% di riduzione degli spostamenti motorizzati. E questo ovviamente avviene lavorando su più fronti, lavorando su una diversione modale che, come ci siamo detti più volte, che investa sulla mobilità dolce, sulla pedonalità, sulla ciclabilità e che investe ovviamente sul trasporto pubblico. E poi la terza, diciamo, asset di questo tipo di sviluppo è relativo quello a tutto ciò che può provenire dallo sviluppo della nuova mobilità, delle masse e via dicendo. E quindi noi ovviamente nell'impostazione del piano c'è stata una quantificazione nello specifico di quanti spostamenti dovevano essere spostati dal mezzo privato al mezzo pubblico, sia a scala metropolitana che a scala urbana. Qui vedete il dato della sola scala urbana della città di Bologna e quindi noi in poco più di 10 anni
dobbiamo, ora poco meno, ma quando abbiamo fatto il piano era poco più di 10 anni, dobbiamo fare in modo che ci sia un forte incremento della mobilità sulle modalità a minor impatto. Quindi aumentare, incrementare moltissimo gli spostamenti in bici, molto anche gli spostamenti su mezzo pubblico e sulla pedonalità, che fortunatamente già è molto diffusa nella nostra città, ma anche lì c'è necessità di avere un incremento. Noi riteniamo che questo non sia un'utopia, perché vedendo i dati, analizzando i dati, che ovviamente oggi per brevità non posso rappresentare, ci sono alcuni dati che ogni volta che li leggiamo e che li menzioniamo colpiscono anche noi. Ad esempio, nel nostro territorio, nella scala metropolitana, quindi dove si svolgono anche spostamenti di una certa lunghezza, più della metà, il 51% degli spostamenti ha una lunghezza inferiore ai 5 km. Quasi la metà di questi hanno una lunghezza inferiore al chilometro. Quindi capite come, secondo noi, e ovviamente queste percentuali aumentano ancora di più se ci si sposta al solo ambito urbano. Quindi riteniamo che sia assolutamente una componente aggredibile. Quindi riteniamo che la conversione verso la mobilità ciclistica, la mobilità pedonale, sia un obiettivo assolutamente, assolutamente raggiungibile. E questo lo abbiamo fatto completando il PUMS e il PGTU che ho introdotto poco fa, con uno specifico atto pianificatorio relativo alla mobilità ciclistica. Questo atto pianificatore, il Biciplan, in realtà era stato avviato già negli anni precedenti, quindi già nel 2016, per cui è confluito a tutti gli effetti nel PUMS, anzi è stato il collegamento per poter poi estenderlo dalla scala comunale alla scala metropolitana. E quindi appunto la costruzione di un piano specifico dedicato alla mobilità ciclistica. Biciplan, che anche in questo caso è partito dall'analisi e ha visto, qui per esempio c'è una mappa di calore attraverso un'iniziativa sull'incentivazione dell'uso della bicicletta che abbiamo condotto negli stessi anni, si vede molto chiaramente quali sono le direttrici maggiormente interessate da spostamenti ciclistici. Forse lo sapevamo già, ma abbiamo avuto la conferma empirica di quanto appunto sia diffuso l'utilizzo della bicicletta e quanto sia concentrato sulle grandi direttrici, sulle grandi radiali della città. E questo apre anche dallo spunto a una riflessione che poi è quella che si sta facendo ormai da alcuni anni, in particolare in quest'ultimo anno anche nel nostro territorio, su quanto importante sia cambiare paradigma nella pianificazione della ciclabilità, passando dal tentativo di realizzare le migliori piste possibili laddove si poteva. E nelle nostre città, quelle italiane, Bologna credo la conosciate, ma credo sia assimilabile anche ad altre città, erano pochi i punti in cui si poteva, in cui si riusciva a fare delle buone piste ciclabili, a cercare invece di realizzare dei percorsi ciclabili laddove si deve. E quindi andando a cercare lo spazio per la ciclabilità nelle direttrici dove le persone giustamente chiedono, ma nei fatti, con il loro comportamento, di utilizzare la bicicletta. E quindi il Biciplan ha disegnato un assetto che, come vedete, qui quelle rappresentate con i colori sono le grandi direttrici, le grandi radiali della città, che non casualmente sono anche le grandi direttrici dove i ciclisti chiedono di passare, dove riteniamo, per avere questo il salto di livello che ho richiamato prima, quindi poter ulteriormente incrementare l'uso della bici, è assolutamente essenziale concentrarsi nella possibilità di realizzare dei percorsi ciclabili continui, non discontinui, lungo appunto queste direttrici. Ovviamente, come l'ho già detto, quindi queste slide in qualche modo ripete i concetti che vi stavo rappresentando, quindi è importante colpire le grandi direttrici e anche garantire il collegamento con ciò che garantisce la vita di una città, quindi dove si lavora, dove si studia, dove si svolgono le attività sportive, dove ci si va anche a passare delle ore spensierate. Quindi fare in modo che ci sia una rete in grado di soddisfare il fabbisogno di vita attraverso
che possa essere vissuta spostandosi in modalità più sostenibile. E quindi la necessità di realizzare una rete portante, una rete di adduzione completa e che copra tutto il territorio. Ovviamente, quando si parla di incentivazione della ciclabilità, non ci si può limitare solo alla costruzione di percorsi ciclabili, ma c'è bisogno anche di mettere in atto azioni diversificate che consentano l'incentivazione. Poi vedremo nella parte finale, appunto, uno dei progetti, il principale progetto sviluppato con i fondi Pometrio è legato alla realizzazione di una vera stazione che appunto riteniamo che sia un bellissimo e fortissimo biglietto da visita nella presentazione della ciclabilità, della versione ciclabile di una città e quindi riteniamo che sia assolutamente essenziale. E quindi, come vi dicevo prima, il tema è dalla separazione alla preferenziazione, quindi fare in modo che ci siano percorsi ciclabili, corsie ciclabili che consentano di muoversi lungo le grandi radiali. È stato oggetto di un dibattito anche molto recente di modifica del codice della strada, anche intervenuta col DL semplificazioni, e quindi si è andati nella direzione che noi sicuramente auspicavamo anche con gli interventi che stavamo realizzando. C'è anche un discorso economico, con le corsie si riescono a fare più chilometri con minor costo, ma sicuramente non è questo l'obiettivo principale. L'importante è poter avere una rete appunto laddove serve e anche il più completa possibile. Cosa è successo? Mentre stavamo facendo tutti questi ragionamenti, dopo aver approvato da poco tempo, da pochi mesi, forse da poche settimane, il nostro PUMS e il nostro PGTU, perché come vi ho detto eravamo nel dicembre del 2019, sappiamo tutti cosa ci è capitato al mondo, non solo alla nostra nazione. E quindi abbiamo dovuto anche capire come organizzarci in relazione all'emergenza Covid, che evidenziava un rischio che anche a seguito della perdita di competitività del trasporto pubblico, questo rischiava di dare al mezzo privato una nuova chance che non ci potevamo più permettere di dare, perché le città ormai le stiamo organizzando e modificando non più per lasciare uno spazio prioritario infinito al mezzo privato, ma per dare più spazio alle altre modalità. E quindi la forza è stata quella di agire soprattutto sulla ciclabilità e la pedonalità, non potendo in questa fase incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico per i motivi che ben conosciamo. E quindi sulla ciclabilità, insieme alla città metropolitana, siamo tornati a collaborare e abbiamo sviluppato un piano emergenziale. Questo che vedete rappresentato è l'approccio di scala metropolitana, nella slide successiva è quello che potevamo fare a scala urbana. E cosa potevamo fare? Potevamo accelerare la realizzazione, quelli che vedete rappresentati in marrone sono i percorsi che erano già esistenti, diciamo, prima dell'emergenza Covid, e abbiamo detto acceleriamo quei progetti che stiamo già realizzando, quelli che vedete rappresentati in rossi, e cerchiamo di realizzare dei nuovi percorsi su delle direttrici che hanno comunque una correlazione col biciplan di cui parlavo prima. Non solo, bisogna lavorare e abbiamo lavorato su punti specifici che spesso rappresentano dei punti di discontinuità o ancor peggio di insicurezza negli spostamenti in bici e quindi con un 42 su 42 localizzazioni abbiamo individuato progetti per migliorare la sicurezza degli spostamenti in bici. Quindi siamo passati a questa attuazione nel solo 2020, quindi anzi non solo 2020, perché dal maggio 2020 al dicembre 2020 abbiamo realizzato circa 14 km, tutti su grandi direttrici, che sono questi che vedete rappresentati, e stiamo ancora, sono in fase di completamento, ulteriori interventi. Abbiamo dato seguito, anche nell'attesa di quello che si avveniva a scala nazionale, a un'iniziativa di incentivazione dell'acquisto di bici a pedalata assistita, che noi abbiamo avviato nel 2011, con risultati assolutamente molto soddisfacenti, e abbiamo bruciato il nostro incentivo già nel mese di giugno dell'anno passato, quindi prima che poi arrivassero a essere erogati gli incentivi comunali. E abbiamo lanciato un importante progetto finanziato dalla Regione per l'incentivazione degli spostamenti casa lavoro attraverso l'uso della bicicletta. Su questo poi, se volete, ovviamente sono a disposizione per fornire eventuali informazioni. Ovviamente il piano delle opere, il bilancio comunale, il DUP, il documento unico di programmazione prevede ulteriori sviluppi e abbiamo messo a piano circa 8 milioni e mezzo
di nuovi interventi sui percorsi ciclabili e la realizzazione di 5 nuove bike station e tante azioni che vedete rappresentate qui, l'incentivazione dell'uso della bici. Come si sono innestati i fondi europei in questa pianificazione? Allora, nel nostro caso abbiamo beneficiato, come diceva poi bene anche il collega del Comune di Roma, ovviamente c'è la confluenza di tanti fonti di finanziamento e quindi il ruolo dei PONMETRO si è riferito a alcune specifiche attività, ma ovviamente non completa il quadro degli investimenti che abbiamo realizzato. In particolare, qui vedete in questa slide, a Bologna sono stati assegnati circa 40 milioni di euro sulla mobilità, principalmente quella ciclabile, la quota è stata, se vogliamo, anche inferiore a quella di altri comuni, 2002, ma è stata una scelta ragionata anche in relazione appunto alla composizione complessiva del quadro dei finanziamenti, e questi sono i tre progetti che abbiamo sviluppato, uno dedicato ai sistemi ETS di cui oggi non parlerò e due relativi alla ciclabilità. Per quanto riguarda il primo intervento sulla ciclabilità, l'azione 223A è stata, diciamo, finalizzata a realizzare due direttrici, una in un'area di alta valenza naturalistica nell'area ovest della città, e una invece di una direttrice radiale importante di via Saragozza che collega sempre sulla lato sud-ovest della città, ma appunto una delle radiali principali della nostra città. Di questa, le prima dei due, quella nell'area più periferica, gli interventi di fatto sono conclusi, sono in fase di ultimazione, ma di fatto i lavori sono conclusi. Per quanto riguarda il secondo progetto, quello su Via Saragozza, la gara per la realizzazione completa anche di un'area più vasta si svolgerà nel 2021, ma in realtà, come vedete da queste foto che non sono rendering, un intervento è stato tra quelli di cui parlavo prima, anticipati nel 2020 proprio per favorire la ciclabilità, e quindi vedete alcune rappresentazioni. Il secondo intervento invece riguarda le vero stazioni, diciamo le bike station, ma in particolare lo sviluppo della vero stazione. In realtà la vero stazione a Bologna nasce nel 2015, è stata avviata, è un importante centro di informazione e conoscenza di servizi a favore della ciclabilità, apprezzatissimo dai bolognesi e non anche molto dai turisti quando c'erano e quando si spera che torneranno a breve, e quindi è stato un punto assolutamente molto innovativo di sviluppo della ciclabilità. Ovviamente anche grazie a questo successo abbiamo pensato di dargli una nuova vita, quindi ampliandone le sue funzioni. Qui vedete come avverrà, e grazie ai fondi del PONMETRO che è in corso, sono in corso delle lavorazioni che nel giro di pochi mesi porteranno ad avere un ulteriore potenziamento della vero stazione di Bologna, che assolutamente per noi rappresenta l'hub centrale degli spostamenti dell'hub della ciclabilità nella nostra città, molto vicino alla stazione, quindi lei crea proprio questo collegamento con lo spostamento su ferroviario e con la possibilità di visitare in bici la città. Vado alla conclusione dicendo che non ci possiamo fermare, ovviamente il cammino è tracciato e dobbiamo seguirlo con forza. Noi stiamo, come penso tutti, ragionando sui prossimi possibili bandi di finanziamento, sono stati anche citati, e sul React-EU, che in qualche modo segue la scia del finanziamento PONMETRO, nel senso che ne ha assolutamente un'assoluta continuità, abbiamo già individuato interventi che vanno a completare appunto l'attuazione del PUMS, e anche in questo caso riveste un ruolo fondamentale lo sviluppo della ciclabilità. Come vedete nella parte bassa della slide, sulla mobilità sostenibile abbiamo avanzato 5 proposte legate appunto alla ciclabilità, quindi non solo corsie ciclabili, ma anche incentivi, azioni di mobility management e di sharing mobility per favorire la ciclabilità. Ovviamente poi c'è un orizzonte ancora più ampio, più così consistente, sul quale noi prevediamo di prevederemo, qualora appunto il programma possa andare avanti, di così finanziare un importante contributo al completamento di fatto della rete. Come riferivo al tema anche del progetto del recovery plan, la possibilità di avere una quota importante di finanziamenti per completare anche, perché ovviamente non ci concentreremo solo su questo, di fatto l'intero
piano previsto dal biciclan che ho richiamato prima. Io avrei terminato, spero se, adesso non vedo se quel 4 è il 4 oggettivo o mi è stata concessa una proroga, nel caso ringrazio e mi scuso per l'eventuale sforamento. Grazie a tutti. No, ringraziamo a lei per la presentazione super chiara, super interessante e anche per aver rispettato i tempi. In realtà abbiamo sforato qualche minuto, ma dato la tematica così interessante e così cruciale, insomma, credo che faccia piacere ai nostri partecipanti. Ci sono infatti, Ingegner Carlini, alcune domande che vede nel box qui riportate. Non so se vuole rapidissimamente dare un feedback ai partecipanti. In particolare un partecipante chiede in merito alle piste ciclabili se sono previste anche piste tattili per i ipovedenti. Sì, nel senso, adesso non le chiamerei piste tattili, ora non ne ho parlate, ma noi stiamo facendo, abbiamo approvato a luglio del 2020, sempre del 2020, un piano diciamo sulla eliminazione delle barriere architettoniche, in cui ci sono risorse anche lì importanti, circa 4 milioni di euro, e ovviamente c'è un abbattimento diciamo a 360 gradi delle barriere, e quindi in particolare sul tema della disabilità visiva. Teniamo conto che a Bologna c'è anche la figura del disability manager, tra l'altro appunto una persona con cui collaboriamo spesso e non vedente, con cui abbiamo un lavoro continuativo, quindi c'è proprio un tentativo di arrivare a una progettazione condivisa che tenga conto già nella sua impostazione di base alle esigenze appunto della disabilità. E poi c'è un altro partecipante che chiede se sono previste misure per il rilascio di incentivi al bike to work. Sì, sono previste, adesso qui è un argomento abbastanza lungo, noi abbiamo avviato un bando, diciamo, con tutte le aziende che aderiscono ad accordi di mobility management nel nostro territorio, incluso ovviamente il comune. Col comune riusciamo a fare una sperimentazione iniziale che consentirà di dare sostanzialmente un'agevolazione all'utilizzo del bike sharing. Quindi noi abbiamo un sistema di bike sharing, abbiamo trovato una modalità, un accordo, per poter rimborsare noi di fatto una parte del costo sia degli abbonamenti che delle corse al gestore, per agevolare la mobilità dei dipendenti. E questo schema sarà replicato, perché stiamo già parlando di questo, con tutte le aziende che vorranno aderire. Abbiamo già numerosi appunto accordi, diciamo, in procinto di essere a, a, via, a, pro, a progetti che in procinto di essere avviati proprio su questo tema. Quindi più che una compensazione del costo, che forse può essere fatto solo in alcuni casi, proprio quello di poterlo erogare direttamente attraverso un'agevolazione all'utilizzo dei sistemi di sharing mobility. Di Perfetto, bike grazie molto. sharing. Di bike Grazie sharing. molte. Noi vorremmo ringraziare in primis tutti i relatori per gli interessantissimi contributi e le interessantissime relazioni e soprattutto per essersi resi disponibili a partecipare a questo webinar in un momento che sappiamo essere molto impegnativo e intenso, un momento di lavoro molto intenso e nonostante ciò hanno trovato, come dire, ci hanno garantito la disponibilità a partecipare a questo webinar che auspichiamo sia stato interessante. E vi invitiamo appunto a iscrivervi, se non lo aveste già fatto, al prossimo appuntamento di giovedì, nel quale appunto proseguiremo il tema e vedremo come il tema della mobilità sostenibile è stato diciamo, attuato, realizzato in un confronto tra alcune regioni. Quindi qual è stato il contributo del programma operativo del fondo del FESR, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Ringraziamo i numerosi partecipanti e ringraziamo anche i tanti colleghi degli altri centri Europe Direct che vediamo presenti oggi e soprattutto anche grazie a loro per l'aiuto che ci hanno dato nella divulgazione di questa iniziativa. Inoltre vi anticipiamo, ma poi attraverso i nostri consueti canali di comunicazione ve ne daremo come dire, un'informativa più puntuale, però vi anticipiamo che verrà avviato il 9 marzo Lezioni d'Europa, che è un ciclo informativo dell'Università di Siena, del Centro Europe Direct dell'Università di Siena, a cui collaboreremo anche noi come Centro Europe Direct Roma Innovazione, un percorso di webinar, 11 appuntamenti che partiranno il 9 marzo
fino al 15 giugno tutti i martedì, ripeto, poi ve ne daremo comunicazione attraverso i nostri canali e insomma sarà un format molto interessante che verterà sulla presentazione, appunto sull'attuazione di Next Generation EU, quindi proseguiremo a parlare di questi temi con un focus in particolare sulla duplice transizione, quindi sulla transizione verde e digitale. Grazie ancora a tutti, anche per la pazienza abbiamo sforato qualche minuto, ma insomma riteniamo che, insomma, che i lavori lo richiedessero proprio perché il tema trattato è di grande attualità e di grande interesse. Allora, un rinnovato ringraziamento a tutti quanti, ai nostri relatori e ai partecipanti. Vi ricordiamo che la registrazione del webinar sarà resa disponibile lunedì o martedì e la prossima settimana più tardi, unitamente a tutte le slide. E vi diamo appuntamento a questo punto a giovedì prossimo. Grazie a tutti e arrivederci.